Amici di Poker News, siamo sempre al Day 1B qui all'EPT di Sanremo e siamo in compagnia di Pierpaolo Fabretti, giocatore Poker Stars. Chiediamo subito come sta andando, Pierpaolo. Così, siamo a 35.000, si partiva con 30.000, siamo al terzo livello, quindi è ancora molto lunga. Stiamo chiedendo un po' a tutti quelli che intervistiamo che approccio hanno al Day 1 di un torneo così importante, se hanno deciso uno stile magari in precedenza o se adeguano a seconda dei giocatori che hanno di fronte. Tu? Secondo che vedo le carte. Un secondo, perché ovviamente andando a disturbare i giocatori al tavolo c'è anche poi l'ipotesi che ci si debba fermare un attimino. Ok, no, io certo ho sempre il mio solito stile con cui affronto i tornei, poi chiaramente ci si adatta volta per volta agli avversari che si trovano al tavolo, quindi magari si può giocare un po' più chiusi, un po' più aperti a seconda di chi ci si trova ai vari tavoli. EPT che è iniziato già da qualche ora, per te noti delle differenze magari che puoi raccontarci rispetto a quello che è il Day 1 di un EPT, quindi un panorama più internazionale che trovi più difficile o non hai ancora avuto modo di verificare? Ma diciamo che all'inizio anche di un torneo internazionale non è che si vedano questi grandi valori, a meno che non si capiti in un tavolo particolare. Diciamo che all'inizio è sempre lo stesso, magari si ha un po' più, si trova giocatori un po' più chiusi, magari per il buy-in, magari per l'importanza del torneo, allora questa può essere una differenza. Però diciamo a livello di difficoltà io non vedo differenze da subito, poi sicuramente andando avanti, scremandosi la massa dei giocatori, sicuramente verranno fuori diciamo le differenze a livello di gioco. Allora, assolutamente, ovvio, una massima resa popolare poi dal cinema che racconta che se dopo una mezz'ora non hai capito chi è il pollo al tavolo vuol dire che il pollo sei tu sei già qua da qualche ora, hai già fatto i tuoi bilanci, anche se ovviamente sentendoti gli altri giocatori forse dobbiamo dirli sottovoce. Beh certo, ho valutato i vari giocatori e ho preso le mie contromisure, aspettiamo il momento buono per metterle in pratica. Invece per Paolo una considerazione più in generale, tu che sei solito essere qui a Sanremo anche in tornei magari non di questa portata, una tua considerazione sull'emozione di vedere magari queste sale così gremite, essere vuol dire, in Italia e vedere che il poker non è soltanto un episodio durato un mese, due, ma si sta consolidando sempre di più. Sicuramente fa molto piacere, perché vedere tutta questa gente, tutta Sanremo piena di giocatori di poker, quando si esce, quando si va a cena, è tutto un movimento che insomma valorizza anche il lavoro di tutte le persone che hanno fatto sì che questo sia stato possibile. Abbiamo battuto anche il record di iscrizioni dell'anno scorso e quindi, che dire, non può che fare piacere. Raccontaci un attimo, un giocatore professionista che arriva a Sanremo per disputare l'EPT, tu quando sei arrivato qui, fino a quando ti fermi, hai già programmato, com'è che funziona, oppure vedi come va? Beh, io sono arrivato mercoledì in macchina da Roma. Quindi un giorno prima del Day 1A? Un giorno prima del Day 1A e giocavo il Day 1B, proprio anche per avere un giorno per riposarsi dal viaggio, e ho prenotato l'albergo fino a domenica. Si sa mai. Non si sa mai. Poi se si dovesse andare avanti si va sempre in tempo ad allungare. Ovviamente. Vabbè, Pierpaolo, ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti auguriamo in bocca al lupo a te, come ovviamente in primis a tutti i giocatori italiani. Ti seguiremo con attenzione e magari torneremo a disturbarti più avanti. Quando volete, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.